l'aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è fa sballare anche me. Il mio cuore ora sa. Ciao. Volare lontano. Benvenuti. Benvenuto, benvenuta. È un po' di tempo che non faccio un video e questa mattina si è creata la situazione ideale per poterne fare uno. Non so, grazie a Dio, che cosa dirò, perché non ho preparato nulla nella mia testa. E questo per me è confortante, perché per esperienza so che quando uno pesca sempre dei pensieri che vengono fuori in automatico, quasi mai il risultato ha quel profumo di verità, quel profumo di confortevole, di vicinanza. Per cui mi lascerò andare e simbolicamente ho fatto quello che significa questa scultura qui. Questo Ajikami che nella posa che io ho fissato scultoriamente, simbolicamente significa che un uomo puro chiede la protezione degli dèi. Io ho chiesto la protezione degli dèi, del mio Dio interiore, per poter dire qualcosa di sensato in questi tempi di estrema confusione, di estrema drammaticità, ma tempi anche di cui io sono contentissimo di farne parte. Mi ricordo che fin da bambino, mi ricordo negli elementari, quando si cominciava a fare le prime lezioni ascoltando una maestra o un maestro e cominciavo a disegnare, eccetera, così. E mi ricordo che mi piaceva molto disegnare gli antichi romani, no? Quello che riguardava l'antica Roma. Io intanto sentivo questa sensazione, come sono contento di essere vivo oggi. Era un sentimento, era uno stato d'animo che mi faceva essere consapevole e grato di questa cosa, no? Dell'essere sveglio ad apprezzare che ero contento di vivere in questi momenti, perché da allora adesso è tutto un continuo, è un eterno oggi che continua a farmi compagnia. Poi la mia mente, che mi accompagna da molto tempo, non era stata la prima cosa che mi ha fatto compagnia. La prima cosa che mi ha fatto compagnia al mondo è stato il cuore. Poi piano piano si è fermata anche la mente, con la mente anche la confusione. E la mente mi è venuta a dire, beh certo che devi essere contento di essere nato in questi tempi, perché c'è la medicina. Non puoi morire per un'appendicite come morivano gli antichi romani, perché adesso abbiamo la medicina, abbiamo la chirurgia. E qualcosa di ingenuo dentro di me diceva sì, e questa è la ragione. Per fortuna che adesso c'è la medicina. Ma in realtà era una balla. La cosa vera è che io ero contento di essere qui in quel momento, in questo momento, e non so per quanti altri momenti futuri potrò sperimentare questo piacere di essere qui adesso. E sono contento di essere qui adesso perché va tutto bene? Ovviamente no. Se guardo i governanti del mio paese e i governanti di tantissimi altri paesi sparsi nel mondo, non c'è da stare allegri. Mi basta guardarli negli occhi per vedere il loro stato d'animo. Un proverbio cinese dice: gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io quando guardo gli occhi dei nostri governanti vedo lo specchio della loro anima e non c'è da stare tranquilli. E allora perché io sento questa sensazione di contentezza? Che da bambino sentivo chiaramente, poi crescendo, sui 18 anni, non ero più tanto contento di essere al mondo, perché cominciavo a rendermi conto di come stavano determinate cose e mi chiedevo qual era lo scopo della mia vita, perché io ero qui
in questo mondo. E fu importante farmi quella domanda, anche se la risposta non è arrivata subito, però è stato importante che da dentro di me, come da dentro di me nacque, venne fuori, mi resi conto che c'era questo stato d'animo di contentezza dell'essere qui, con lo stesso stato d'animo ha fatto emergere una domanda molto importante. Perché io sono qui? Sono venuto qui per fare un lavoro qualsiasi, per raccogliere le cacche dei cani e considerarmi civile? Sono contento di essere qui perché c'è la medicina con tutti i suoi farmaci che non posso buttare nell'ambiente perché inquinano terribilmente, ma posso tranquillamente buttare dentro di me senza nessun timore, secondo quello che mi dicono loro. Sono nato per quello? Per essere un mangiatore di farmaci? Una destinazione per i vaccini? A parte il Covid, che ognuno può pensare quello che vuole, io non mi vaccino con questo vaccino del Covid. Non mi vaccino. Mi devono prendere con la forza, devono dimostrare che stanno facendo veramente un atto criminoso, che veramente, praticamente, stanno calpestando il mio diritto divino di essere in questo mondo e di godermi la vita. Perché la mia volontà di farmi questo vaccino non l'avranno mai. Perché sono contro a priori? Perché sono un artista e gli artisti non capiscono un cazzo? Perché molta gente pensa questo. Molta gente pensa questo. Beh, sai, un artista, è la stessa cosa che disse quello sfortunato che quando Papa Giulio II si fece portare davanti a lui Michelangelo, che era fuggito dal Vaticano per non fare quello che lui voleva e si era rifugiato a Bologna e il Papa guerriero riconquistò la città di Bologna e si fece portare Michelangelo davanti a lui e gli disse, allora intervenne uno e disse, secondo lui per favorire Michelangelo, e disse, pontefice, cosa vuole? È un artista. E Giulio II, che era uno che sapeva vedere molto più chiaramente la qualità dell'essere umano, se lo mangiò. Sfogò tutta la sua ira su di lui e probabilmente forse grazie a questa cosa apparentemente casuale, Michelangelo ha salvato la testa, perché il Papa ti tagliava la testa. Il Papa di adesso, che sia il pastore tedesco o che sia Bergoglio ultimamente sta dicendo vaccinatevi, la protezione ve la dà il vaccino, non ve la dà più il creatore, ve la dà il vaccino, significa ti taglia la testa, non te la taglia con la spada, te la taglia con delle parole che entrano non nella tua conoscenza di essere umano, ma nel tuo credo. Tu credi, se sei ingenuo, alle parole di una persona che è tutto meno che la testimonianza del maestro della conoscenza in terra. Non lo è. Mi basta vedere i suoi occhi, lo specchio della sua anima, ma non è per criticarlo. Tutti gli esseri umani che ci propongono, che io vedo, che mi danno consigli, che mi dicono come devo vivere, quando li guardo negli occhi capisco automaticamente che si tratta di truffa, a volte cosciente da parte del truffatore e a parte inconsapevole da parte del truffatore. Quella famosa scritta che lessi nel libro di Khalil Gibran, che quando la lessi disse no, non è possibile, dove lui disse in ogni assassinio la responsabilità non è tutta dell'assassino, ma una parte è anche dell'assassinato. Io immagino un po' così, no? Ma come? Cioè, colpa dell'assassino. L'assassinato è una vittima,
Poi col tempo mi sono accorto che aveva un senso quella frase. E quel senso è aumentato sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino al punto nel quale io vedo oggi persone che sono felici di farsi iniettare un vaccino di cui non sanno una sostanza che viene chiamata vaccino per tranquillizzarci, perché nella parola vaccino ci hanno maestrati a considerarci protetti. Hanno messo questa bella parola su una sostanza che non sai cosa c'è dentro, che non vedono l'ora di fartela, che bruciano le tappe per fartela, vogliono renderla obbligatoria, come se realmente fossero interessati, avessero a cura il benessere di me, cittadino, piccolo popolano, piccolo essere umano insignificante che sta vivendo sul pianeta Terra. Perché è una balla, perché qualsiasi cosa fanno non è mai per il bene del popolo. Noi potremmo vivere di energia pulita, gratuita, almeno da un centinaio di anni. Vedere Tesla, no? Che aveva fatto degli esperimenti concreti dove lui poteva mandare energia ovunque nel mondo, gratuitamente, pulita, senza nessun problema. E il banchiere Morgan, probabilmente della JP Morgan, una di quelle banche che succhia il sangue ai suoi schiavi, gli disse: ma il contatore dove lo mettiamo? Ma il contatore non serve il contatore, abbandonata la cosa. Noi sono 100 anni che paghiamo cara un'energia che ci fa male. Chi ci governa ha fatto in modo di non farcela avere. Se guardo i nostri politici italiani, per dirne uno dei tanti insignificanti e disumani, che però riconoscono la loro legittima presenza, perché ogni antagonista, anche se diciamo fa il male, fa il bene dell'essere umano, lo allena, lo sveglia a riconoscere veramente cosa è vero e che cosa è falso. Perché non lo puoi mai capire con la zucca cosa è vero e cosa è fatto, ma con il sentire. Monti, quando fu insediato, ci ha messo 2 secondi a togliere la pensione a chi se l'era strapagata e strameritata. Un secondo. E la Fornero pianse lacrime, spacciate per umane. Io sono convinto che lei pianse quella volta lì, perché disse a se stessa: la porcata che sto per fare mi costerà il taglio della testa, la gente non beccherà su questa balla qui. Invece ce la siamo bevuta tranquillamente, come ci beviamo tutte le panzane che calano dall'alto attraverso i media, i giornali, tutte queste cose qui, no? Non tutte ovviamente, c'è una parte sempre più grossa che si sta svegliando, che riesce a fare 2 più 2 fa veramente 4. Una minoranza ancora, ma la stragrande maggioranza segue l'ammaestramento che ti viene impartito dall'alto. Monti, e poi chiudo perché non voglio parlare di politica, Monti ci mise un attimo a farci togliere un diritto acquisito e in un attimo regalò, non mi ricordo se 54 miliardi di euro a una banca, non mi ricordo se fosse la JP Morgan, credo fosse proprio la JP Morgan o un'altra banca simile, il Goldman Sachs, sull'unghia pagati tanti di quei miliardi che una minima parte bastava per pagare le pensioni pagate da chi aveva messo i soldi. E chiudo con la politica, perché tanto, cioè, fanno il bene comunque facendo il male del bene, ci svegliano, dà un senso alla nostra vita su questa terra che dura un attimo. Da quando ero bambino adesso ho 67 anni ed è passato in un soffio questo presente lunghissimo e cortissimo
che si riassume tutto in un respiro, tra breve finirà. Me ne andrò da questo bellissimo mondo dove succede di tutto, dalle cose più meravigliose che la natura incessantemente ci mette sotto gli occhi, alle stronzate più incredibili che facciamo grazie alla nostra creduloneria, alla nostra superstizione, al nostro non conoscere. E io mi sento così fortunato adesso, perché a 18 anni mi sono chiesto cosa sono venuto a fare qui, in questo mondo. Allora una risposta non l'avevo, mi disse, non lo so, so che sicuramente non sono stato fatto per fare un lavoro e andare in pensione. Deve essere di più. E allora mi diedi una piccola risposta che era, spendendolo nel campo dell'arte posso dare un senso alla mia vita. Ma era insufficiente. Io mi ricordo le prime sculture, i primi quadri che facevo, prima di avere la fortuna di conoscere me stesso, di conoscere Prem Rawat, il maestro della conoscenza vivente del mio tempo, che mi ha fatto un grandissimo regalo, mi ha dato quelle chiavi di casa che mi hanno permesso di avere quella risposta, che c'è quella domanda, quella risposta alla domanda, cosa sono venuto a fare qui. Perché da allora adesso quella risposta continua a rispondermi. Perché non è una risposta fatta con una frase che la memorizzi una volta per tutte e sei a posto. È una risposta che va avanti, tutti i giorni, tutti i giorni. Questa mattina mi sono alzato e come tutte le mattine che faccio da quando abito in questa casa con l'amore della mia vita umana, con la Stefania, persona che io ho amato fin dall'inizio, ma non ero in grado di amare perché ero preda dell'ignoranza, e adesso invece riesco ad amare perché sono, non dico preda, ma appartengo al regno dell'amore. Non mi sfugge l'amore se non voglio. Non mi sfugge. E mi rendo conto che ogni giorno che io entro dentro di me, come stamattina, come l'altra mattina, come tutte le mattine, entro dentro di me, non faccio assolutamente nulla, nulla, non devo memorizzare nulla, non devo fare pose disumane, come spacciano in molte tecniche di yoga, ma sto lì, dentro di me, e mi lascio andare a quello che esiste. Conosco, frequento una realtà che è dentro di me, che non parla mai, non qua 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 come la mia testa, che parla sempre, anche sulla conoscenza. All'inizio me l'ha fatto contestare terribilmente. Credo di essere stato uno dei contestatori più antipatici e feroci nei confronti della conoscenza e di Prem Rawat. Non ho mai visto nessuno essere così testa di cazzo come me nel contestare una cosa che non conoscevo. Eppure lui vedeva al di là della mia mente stupida, del mio essere paralinato di merda raccolta da anni di puccio nelle fogne, vedeva quella scintilla. E quella scintilla ha avuto la soddisfazione di essere nutrita. E io tutti i giorni, vado dentro di me, non faccio nulla, sento un benessere che fa veramente la differenza, che completa veramente la mia fame d'amore e di senso nella vita. Anche quando posso stare male, che succedono delle cose apparentemente definite problemi, io sto bene, sento una protezione. E pensavo in questi giorni quanto è importante e incredibile questa conoscenza, pratica, che posso vivere, che non posso solo dire, ah che bello, si cita spesso la frase di Socrate, no? Che diceva conosci te stesso, non diceva credi in te stesso, immagini i tuoi ideali e seguili, diceva conosci te stesso. Non sapevo neanche cosa voleva dire conoscere me stesso, adesso lo so. Conoscere vuol dire frequentare, spendere la vita con qualcuno. E allora conosci quella persona lì.
conosco quella persona perché ci ho vissuto, conosco mia madre perché ci ho vissuto. Ci ho vissuto, nessuno può venire a dirmi quella non è tua madre, perché la conosco, ci ho vissuto con quella persona lì. E con questa esperienza, con questa verità imperdibile, irrubabile che è dentro di me, mettendogli semplicemente la mia attenzione, io sento quella completezza che una volta sentita non fai più domande stupide tipo cosa sono venuto a fare qui. E pensavo l'altro giorno quanto è importante quell'andare dentro di me, non fare niente, fare apparentemente una cosa che non ti fa nessuna differenza, vai lì, mediti, chiudi gli occhi, percepisci un vedere interiore, ascolti un suono che non è di questo mondo ma è interiore, senti una presenza amorevole, amorevole, che viene su, che mi invade e non posso far finta di niente, non posso non dire com'è bello, come sto bene, come sto bene. Quel bene che si sostiene da solo, no? E constatavo che fare sempre quell'esercizio lì nel tempo mi ha fatto crescere. Per me è molto più facile adesso, dopo più di 40 anni, trovare quel benessere. All'inizio era un po' faticoso perché avevo tante idee di cosa significava la spiritualità, la verità, l'esperienza. Però l'esperienza c'era sempre, al di là della mia testa, no? Però facendo tutti i giorni quell'esercizio, dopo tanti anni, adesso è di una facilità automatica. È come quando si va in palestra, no? E si fa esercizio fisico. Fai esercizio, vuoi fare bicipiti, Quando fai l'esercizio ed hai finito di fare l'esercizio, non è che guardi il muscolo e dici vedo la crescita. Non la vedi la crescita. Ma nel tempo, se tu continui ad andare in palestra tutti i giorni, nel tempo il tuo fisico cambia. Cambia. Con la pratica. Io l'ho visto quando facevo lo sport. Mi ricordo che una volta il mio padrone di allora, quando io facevo il ragazzo di bottega, l'apprendista in un negozio di restauro, mi diede il permesso di fare un ritiro collegiale per la nazionale. E nel ritiro collegiale, che durava 15 giorni, noi facevamo tre allenamenti al giorno, tutti i giorni. E quando io tornai a casa, lui mi disse un giorno, hai sempre avuto un bel fisico, ma ultimamente è speciale. E io neanche me ne rendevo conto perché tu lo porti in giro, per cui non te lo dico. Però a un'osservazione esterna era saltato all'occhio, aveva notato che c'era qualcosa di diverso. Qual era la differenza? Più pratica di quello che facevo a casa. Perché a casa facevo tre allenamenti alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 6 alle 9. Lì tre allenamenti al giorno. Al giorno. Mattina, appena alzati a correre, sulle 10 in palestra a fare tecnica e pomeriggio provare i colpi e lottare tutti i giorni. E fisicamente la risposta anatomica di volumi si vedeva, ma soprattutto l'esperienza del lottatore cresceva. Soprattutto l'esperienza del conoscere, di fare esperienza, di memorizzare nell'essere era cresciuta. E le performance che potevi fare miglioravano. Stessa cosa per quella ginnastica interiore, che è la più importante di tutte. È la più importante di tutte, perché la ginnastica che facevo allora l'ho persa. Non so se si nota, adesso sono 98 kg e mezzo, allora ero 62 kg. Nel 62-70 quello era il mio peso forte, 75 anche. Adesso sono 98, quell'esperienza là l'ho persa. Questa esperienza qui invece non la perdo, non la perdo. Quella snellezza interiore, quella reattività al bene, quel frequentare l'armonia, quell'essere in pace,
quel non aver bisogno di prendere psicofarmaci in un momento come questo, dove le persone sono confuse, perché tutti i giorni nei telegiornali, nei giornali, tutti quanti qua, ti dicono devi essere preoccupato, devi essere preoccupato. Adesso l'ultima preoccupazione che stanno rimettendo in campo è l'ISIS, il terrorismo dell'ISIS. Forse perché sta finendo la balla del Covid, hanno bisogno di un altro elemento per farci stare cagati, preoccupati? Sicuramente sì. E se non è sicuramente sì, è comunque il solito scherzo. Tu, essere umano, non puoi stare tranquillo al mondo. Devi essere sempre preoccupato, sempre incazzato, sempre incerto della tua vita. Devi diffidare della tua vita. La tua vita è il tuo nemico. Ci hanno messo le mascherine perché ci hanno fatto credere che il nostro respiro ci uccide. E noi, ingenui, ci crediamo quella cosa lì. Ignoranti, ci crediamo quella cosa lì. Non è un male o un'onta essere ignoranti, perché al mondo ci sono persone che sono ignoranti e ci sono le persone che conoscono. Una persona che è ignorante non fa del male, è semplicemente ignorante, non sa. Chi fa veramente del male sono quelle persone che sono un mix di ignoranza e conoscenza. Mischiano. E il risultato lo abbiamo sotto gli occhi. Molta gente si vaccina perché crede di poter avere la libertà. Quella libertà che avevamo prima. La chiamavamo libertà. Ci davano un'ora d'aria al giorno e la chiamavamo libertà. Adesso che ci hanno tolto anche quell'ora d'aria, ci facciamo stuprare per poter avere di nuovo quell'ora d'aria. E non ci passa neanche per l'anticamera del cervello, perché non è da lì che deve passare, ma passa dall'anticamera del cuore. La informazione che tu non è che hai diritto di un'ora d'aria al giorno, tu hai diritto a un'intera vita d'aria profumata, piena di pace, di esperienza, non di slogan, nella tua vita. E se qualcuno me la vuole portare via, io minimo devo difendere quel patrimonio, perché senza quel patrimonio lì io non sono nessuno, sono un cadavere che cammina. E soprattutto farei un torto enorme a questo mio creatore che mi permette di esistere, di fare questa macchina incredibile, questa macchina della sensazione, e invece di dirgli grazie lo maledico, lo bestemmio, gli dico che vita di merda, e do a lui le colpe delle mie scelte che faccio con la mia stupidità, con i miei no e con i miei sì. Io guido la mia vita perché ci è stata data questa possibilità unica. Vieni sulla terra e decidi tu cosa vuoi. Vuoi morire? Morirai. Vuoi vivere bene? Lo puoi fare. E io lo posso testimoniare e sono contentissimo, perché vedo intorno a me la stragrande maggioranza delle persone, 9 persone su 10 sono inconsapevoli, sono morti, sono pericolosi, ma io sono sveglio, non sono pericoloso per me. So come fare a mantenere quel benessere essenziale per poter godere questa vita qui. Non dirò mai mi vaccino perché ho il mutuo da pagare, mi vaccino perché sennò come faccio a lavorare, mi faccio ammazzare perché sennò non posso lavorare. Non lo dirò mai, a meno che non divento scemunito, mi cade qualcosa sulla testa, non sono più in grado di intendere di volere come i nostri governanti, come Biden, per dire. Basta guardare lo sguardo di Biden e si capisce che questo non è in grado di intendere di volere. O anche Trump, forse, chissà chi, un pochino meglio, ma fece anche lui, ovviamente. Sono quei pupazzi che ci mostrano, no? Che ci fanno l'ipnosi, che ci fanno le magie. Boh, forse è giunto il momento di chiudere.
e di ringraziare per la vita che mi è stata data anche oggi, in questa giornata di pioggia, che è reale e non mi sfugge. Io sono presente. Sono presente, la tengo a braccetto, ci sto guancia a guancia, non devo neanche dire niente alla verità, non devo dire niente, nessun atto di dolore, nessuna poesia, niente. Abbracciarmi in silenzio a quell'amore e farmi riempire, inebriare di vita vera. Vediamo cosa succede. Lo sterminio è in atto, molte persone moriranno, è inevitabile, molte persone moriranno. Ha un senso? Sicuramente sì. Sfugge la mia mente? Sì. Ma chi se ne frega se sfugge la mia mente? È al mio essere che non deve sfuggire quel senso di vai avanti. Dico questa cosa poi chiudo. Mi ricordo ascoltando un video di Braschi, mi sembra che parlava degli indiani d'America, che erano spiritualmente molto accesi a differenza dell'uomo bianco. Quando arrivò l'uomo bianco e cominciò a sterminare tutto, massacrare il popolo, con le bugie, le armi, i liquori, tutta questa roba qui, eccetera, loro dissero il grande spirito, perché cambia sempre il nome, no? Ma non cambia la realtà di chi c'è sopra. Il grande spirito sa quello che sta facendo, e se adesso l'uomo bianco deve essere al comando, si vede che è giusto così. Chi può conoscere i piani del grande protettore? Perché fare parte della verità vera è la più grande protezione che si potesse, che io potessi mai sentire. Assomiglia un pochino a quella sensazione da bambino quando sapevo che c'erano i miei genitori che si occupavano delle cose importanti e io mi occupavo solo di giocare. Qua, in là, tanto c'erano i miei genitori. Mi sentivo protetto, anche se a volte mi gridavano, per cui c'era anche della paura, però c'era sempre una protezione. Poi quella protezione è andata via crescendo. L'ho cercata nella società, l'ho cercata nella politica, e sono rimasto sempre deluso. L'ho cercata nell'amore umano, e sono sempre rimasto deluso. Per colpa mia, per colpa degli altri, perché l'amore umano non ce l'ha fatto. Non è divino, non ha una radice perfetta, incrollabile, eccetera. Ma da quando ho potuto conoscere me stesso e stare in compagnia di me, quella protezione è ritornata fuori. C'è un genitore che mi ama, che gli sto a cuore, che non è un politico, che non vuole la mia pelle, non vuole il mio stupro a oltranza. Io l'unica cosa che devo fare interiormente è stare in questo atteggiamento qui, chiedere la protezione degli dèi, che non vedono l'ora di darmela. Se gliela chiedo umilmente, con quella consapevolezza che io non sono nessuno, sono un granello di sabbia, non nel mondo, nell'universo, insignificante, che non sta a cuore veramente a nessuno, ma sta a cuore a lui. E se gli permetto di dimostrarmelo, di amarmi, non c'è lotteria, non c'è successo maggiore di questo. E ve lo dice una persona che, grazie a Dio, è una persona di successo. Vi saluto e vi auguro di fare il meglio di quello che potete. Ma sappiate che la divinità, la soluzione è dentro di voi, e finché voi non cominciate a chiedergliela come gli esercizi ginnici tutti i giorni, sempre, finché non gli stracciate il fegato, fino al punto che si manifesterà, non avrete speranza di farcela. Ma il bello è che non ha bisogno di avere persone che, anche se la meriterebbe questa cosa. Basta avere quell'attimo di lucidità e dire: ok, ho visto il mondo fuori e fa tutto schifo, fammi dare un'occhiata dentro. Perché i grandi maestri
i veri filosofi, non i Cacciari, i Galimberti, i veri filosofi del passato, ha sempre detto la verità è dentro di te. E la verità ci rende liberi. Non credere la verità. Mangi cane, figlio del tuo. Volare lontano con la pace del cielo.